Allora, benvenuti allo Spazio Life di questa sera. Il nostro ospite è Marco Maurizi, filosofo, assegnista di ricerca all'Università di Bergamo e studioso di pensiero dialettico, teoria critica della società e antispecismo. Allora, l'incontro di questa chiacchierata è dato da una tua recente partecipazione, Marco, a un dibattito organizzato presso la biblioteca della Casa del Parco a Roma. E per festeggiare l'inaugurazione di una nuova sezione della biblioteca dedicata ai diritti animali, sezione che ospita per il momento una sessantina di titoli e che speriamo cresca in fretta. Allora, tu in questa occasione hai fatto un intervento molto interessante e che aveva un titolo anche molto interessante e che destava curiosità. E io vorrei partire proprio da questo titolo, che era: E se gli animali ci insegnassero la pietà e la giustizia? E quindi vorrei chiederti in che senso gli animali ci possono insegnare qualcosa e in particolare in che senso gli animali ci possono addirittura insegnare la pietà e la giustizia. Sì, anzitutto ti ringrazio per questa possibilità di questa intervista e di ripercorrere un Grazie a te. po' quello che è stato l'intervento. Allora, diciamo che il titolo nasce come una suggestione, in realtà un po' inconscia, su cui sono ritornato, come dire, a riflettere successivamente. Ovvero che l'insegnare qualcosa, intanto che gli animali possano insegnarci qualcosa, sembra a prima vista un paradosso. Questa cosa mi ha fatto venire in mente, insomma, il De Magistro di Agostino. Agostino dice che insegnare è domandare, cioè colui che insegna in realtà è il discepolo, colui che attiva nel maestro la ricerca della verità e della comunicazione della verità. Allora, nel caso degli animali non umani, apparentemente il fatto che essi non possano insegnarci nulla è una chiara conseguenza di un certo modo di intendere l'animale, no? L'animale appunto è colui che per definizione è al di là della ragione umana, è al di sotto della ragione umana, al di là del comportamento morale, al di fuori di ogni vincolo di reciprocità sicuramente con noi, ma poi una certa immagine dell'animale lo rende appunto costitutivamente bestiale, cioè appunto amorale. Allora, il fatto che gli animali possano insegnarci la pietà e la giustizia ha a che fare, in un certo senso, con l'idea, innanzitutto, che chi sono gli animali, e quello che noi sappiamo degli animali è frutto di una lunga tradizione di pensiero e una lunga tradizione di comportamenti nostri nei confronti degli animali, che li rendono, appunto, nel nostro immaginario, talvolta anche nella loro condizione fisica e psicologica, esseri inferiori a noi. Da che cosa deriva tutto questo? È, come dire, complesso dirlo. Io ho cercato di enucleare tre momenti, tre aspetti fondamentali che determinano la cosiddetta inferiorità degli animali rispetto all'uomo. Il primo, il più recente, è appunto l'avvento della scienza moderna e soprattutto della sua modalità meccanicistica di interpretare la natura, cui tutto ciò che è natura va inteso per essere compreso in termini scientifici a livello appunto di funzionamento meccanico, no? Pensiamo appunto a Cartesio, pensiamo appunto a quel paradigma che è invalso appunto nella scienza a partire almeno dal 600 fino a oggi compreso, no? Per cui noi consideriamo una scoperta e un avvicinarci alla verità anche di che cos'è l'uomo, la natura umana, nella misura in cui riusciamo a ridurre, così si dice, no? Ridurre il comportamento di un essere vivente, umano o non umano, a un comportamento appunto meccanico, cioè a una mera reazione appunto fisico-materiale. Ecco. Questa visione appunto meccanicistica che ha dominato e incontrastata per secoli, appunto, che tuttora, nonostante l'avanzamento della scienza abbia messo in discussione questi presupposti, è implicita nella nostra cultura, nella cultura dominante, fa sì che noi interpretiamo l'animale come costitutivamente incapace di entrare in qualsiasi relazione, come dire, psicologica, intellettuale e morale, non soltanto con noi, ma anche con i suoi simili. Noi sappiamo che tutto questo appunto non è vero, perché appunto la scienza stessa per fortuna ha la capacità di autocorreggersi, e quindi le scienze biologiche e sempre di più l'etologia cominciano a
mettere in discussione questa visione della natura appunto come un grande meccanismo, come una grande macchina, ma appunto ancora non abbiamo tratto pienamente le conseguenze etiche, le conseguenze morali da questo tipo di visione. Una seconda, come dire, una seconda, un secondo grande elemento che va a caratterizzare il nostro modo di intendere la vita animale è poi la tradizione spiritualistica antropocentrica, molto forte in Occidente, ma come possiamo, come dire, vedere facendo alcuni passaggi che magari in questo momento non ci interessano, ma che vogliamo anticipare. Ecco, la tradizione antropocentrica dell'Occidente che appunto basa la dignità dell'uomo proprio sulla sua differenza dall'animale, quindi l'uomo fonda la sua dignità proprio sul suo non essere animale, e questo va proprio a marchiare l'animale con i tratti appunto di questa infamia, di questa condizione di un essere interamente sensibile, di un essere come dire preda delle passioni, di un essere appunto incapace di nobili sentimenti o di gesti morali. Ecco, prima ancora che la scienza riducesse la natura a macchina, già la grande tradizione spiritualistica dell'Occidente in qualche modo marcava la differenza dell'uomo dall'animale proprio attraverso questa ignominia con cui veniva marchiato l'animale stesso. E infine, ancora più indietro, ancora più indietro nel tempo, al di là di questa, di queste visioni, di queste interpretazioni dell'animale, sta il nostro atteggiamento pratico nei confronti dell'animale. Appunto, da quando l'uomo costituisce delle società appunto stanziali, quindi sfrutta la natura e domina i cicli biologici degli animali, appunto la vita stessa dell'essere umano in quanto essere sociale si fonda sul sfruttamento della vita animale. E questo produce una conseguenza molto semplice, che se noi considerassimo gli animali per quello che sono, cioè come dire non costitutivamente inferiori a noi, perché appunto questo è un giudizio morale che non ha nessun fondamento, ma appunto se li considerassimo semplicemente uguali a noi sul piano della loro natura, cioè in quanto altre specie insieme a loro sul pianeta, non potremmo appunto comportarci nei loro confronti giustificando lo sfruttamento che noi appunto perpetriamo nei confronti del mondo animale. Ecco, di fatto noi consideriamo gli esseri animali inferiori perché li sfruttiamo, non li consideriamo, come dire, e non li sfruttiamo perché li consideriamo inferiori, no? Cioè, l'elemento prioritario è proprio lo sfruttamento con cui noi andiamo ad intaccare la vita non umana e la rendiamo base materiale della nostra stessa sopravvivenza. Allora è chiaro che per non ammettere a noi stessi che questa vita viene sopraffatta per una pura violenza, per un puro arbitrio, cioè perché lo possiamo fare, abbiamo costruito anche delle giustificazioni morali di questo dominio che esercitano sull'animale non umano. Questo come quadro, ecco, perché gli animali possono insegnarci la pietà e la giustizia, beh, andrebbe appunto fatto un discorso sul che cosa significa mettere in atto queste pratiche di dominio, che cosa significa per l'uomo produrre una visione del mondo spiritualistica, appunto religiosa in genere, fondata sulla schiavitù dell'animale, cioè sull'oppressione dell'animale inteso come essere inferiore, e cosa significa infine in termini della scienza moderna concepire addirittura l'animale in quanto tale come macchina. Questo come dire, implica una riflessione sulla cos'è la civiltà umana, perché io in poche battute ho delineato quella che è l'arco intero della civiltà umana. Certo. Senti, all'incontro poi hai anche parlato di questa fondamentale, diciamo, alienazione dell'uomo da se stesso in fondo, no? Cioè quest'idea che l'uomo fin dagli albori della sua così autocoscienza abbia cercato in tutti i modi di emanciparsi dalla natura, anche per ragioni comprensibili, e che abbia finito poi per oggettivare la natura, trattandola nel peggiore dei casi come oggetto di dominio e nel migliore dei casi, come dicevi tu, come una sorta di sfondo, di paesaggio per le umane gesta, no? Ma mai come dovrebbe forse essere concepita in senso darwiniano, cioè come un insieme di specie.
Ecco, questo anche credo sia molto interessante, cioè questo tema di questa alienazione fondamentale dell'uomo da se stesso, che ha poi determinato tutta una serie di conseguenze, potremmo dire tragiche, che ci portiamo dietro ancora oggi. Sì, questo è appunto la conseguenza del discorso che ho appena fatto, cioè una volta che si concepisce l'intera storia della civiltà a partire da questi elementi, allora inevitabilmente si deve parlare di un'alienazione dell'uomo in termini molto più radicali di quanto non è stato fatto nelle filosofie antropocentriche umaniste, no? Pensiamo all'alienazione di Feuerbach o all'alienazione di Marx o anche già appunto nell'hegelismo, no? Hegel già parlava di alienazione in senso appunto come estraneazione da sé. Ecco, che cosa implica per il concetto di alienazione considerare il rapporto tra l'uomo e l'animale? Allora, anzitutto, da quello che ho detto fino adesso, se ne deduce che l'alienazione ha molti volti, ha molti aspetti. Il primo è quello appunto di un'alienazione dell'uomo rispetto a se stesso, perché la definizione dell'uomo come essere non animale, come negazione dell'animale, implica che l'uomo, essendo appunto dal punto di vista biologico un animale, implica una negazione di se stesso. Cioè l'uomo, per giungere a consapevolezza di sé, a coscienza di sé, deve negare se stesso in quanto animale, cioè la propria corporeità e tutto ciò che afferisce alla dimensione del corporeo, della sensibilità. Questo implica appunto una divisione, una scissione all'interno dell'uomo tra le sue facoltà superiori e le sue facoltà appunto inferiori, no? Questa è una caratteristica comune di gran parte della cultura dell'Occidente e non solo, e questo è come dire una conseguenza diretta del fatto che l'uomo, identificandosi come negazione dell'animale, attribuisce a se stesso quelle caratteristiche che nega l'animale, e quindi vede in se stesso come proprium, come caratteristica propria di sé che lo identifica, quelle facoltà, la razionalità, il linguaggio, l'animo, il pensiero, insomma l'agire morale, che appunto possono definirsi però soltanto come negazione di qualcos'altro che appunto è considerato inferiore. E questo appunto, questa scissione tra l'uomo e l'animale viene quindi a ripercuotersi all'interno dell'uomo stesso, no? E quindi l'uomo si vive come un essere scisso, come un essere alienato rispetto a se stesso. Laddove questa alienazione implica il fatto che della dimensione animale dell'uomo, se così vogliamo dire, non si può mai fare a meno. Perché senza essa, senza la sua negazione, non avremmo neanche l'affermazione di tutto ciò che c'è di positivo nell'uomo, no? Per cui il comportamento morale è la repressione dell'istinto animale nell'uomo, no? Questa è la visione classica, se vogliamo, kantiana, ma non solo, dell'agire morale. Vedete, c'è una dialettica, c'è una contraddizione dentro l'uomo senza la quale non possiamo definire l'uomo stesso. E quindi l'uomo è quell'animale che si nega in quanto animale, ma che non può mai farlo fino in fondo, perché proprio della sua parte animale ha bisogno per appunto ergersi al di sopra della dimensione dell'animalità. Per quanto riguarda poi, come dire, l'alienazione rispetto all'altro uomo, al proprio simile, ecco, le società complesse, le società appunto di produzione, le società che rendono schiava la natura, sono le società che hanno reso schiavo anche l'uomo, appunto in cui la ricchezza sociale, il surplus sociale, diviso sempre in maniera ineguale, è reso possibile soltanto dallo sfruttamento della natura. Quindi, allora adesso ti interrompo un attimo, perché questo riguarda un po' la mia domanda successiva. Un punto importante del tuo pensiero, che hai ribadito anche l'altra sera, e della tua visione dell'antispecismo, è quest'idea che liberazione animale e liberazione umana vadano di pari passo, anzi, diciamo, per te non può esistere liberazione animale senza liberazione umana, e non può esistere liberazione umana senza liberazione animale. Secondo me questo è un punto importantissimo per moltissime ragioni, in primis perché consente di rispondere a due ordini di obiezioni. Da un lato alla solita obiezione specista che tira fuori l'argomento delle priorità,
prima gli umani e poi forse un giorno gli animali. E dall'altro lato però consente anche questa tua visione di obiettare ad una certa visione dell'animalismo che è un po' a volte misantropa, cioè un animalismo che sembra preoccuparsi esclusivamente di salvare gli animali, poi gli umani che s'arrangino, tanto l'umano diciamo è la specie più indegna sul pianeta e quindi vabbè. Ecco, perché liberazione umana e liberazione animale per te sono non scindibili? La risposta è complessa e articolata, diciamo, cercherò di dare di farne una sintesi, spero non indegna. Allora, per una serie molteplici di ragioni, di ordine teorico e di ordine anche pratico, se vogliamo, insomma, pragmatico. Allora, le ragioni di ordine teorico sono quelle che un pochettino sto cercando di nucleare in queste prime risposte che ti ho dato, cioè l'alienazione umana è fondata sulla, come dire, sullo sfruttamento dell'animale, sulla negazione dell'animalità umana e delle caratteristiche in qualche modo che accomunano l'uomo all'altro animale. Quindi, come dire, i movimenti di liberazione umana hanno in qualche modo sempre identificato l'asservimento dell'uomo in tutte le sue componenti, appunto l'asservimento dell'essere umano dal punto di vista del genere, della donna, l'asservimento appunto del lavoratore, l'asservimento delle altre etnie, come una riduzione di questi soggetti a una condizione animale. Ok? Allora, è famoso appunto l'esempio della dichiarazione, della richiesta diciamo di diritti delle donne che produsse per la prima volta la richiesta di diritti per gli animali, no? Questa fu fatta in maniera sarcastica perché dice, beh, se si danno i diritti alle donne allora tanto vale darli pure agli animali, no? Questa non è un caso, non è un caso, no? Cioè, che tutti i soggetti da liberare di volta in volta sono stati, come dire, erano soggetti che andavano liberati dalla loro condizione di riduzione all'animalità. Oppure Marx che descrive la condizione dell'operaio come una condizione appunto di riduzione ai bisogni fisici primari dell'animale, addirittura in termini subumani, al di sotto della condizione dell'animale. E così ancora oggi, quando pensiamo alla questione dei migranti, vediamo che una definitiva lotta, una definitiva vittoria nei confronti del razzismo implica smettere di considerare i migranti non più in quanto tali, perché il razzismo una volta identificava le altre razze come nella condizione animale, ma oggi vediamo che i migranti vivono, pensiamo ai fatti di Rosarno, pensiamo ai fatti appunto che la cronaca purtroppo ci porta sempre più all'ordine del giorno, vivono in una condizione che definiamo disumana, cioè sono disumanizzati dalla società stessa e identificati come esseri disumani, no? Pensa all'immagine dello stupratore che inevitabilmente è sempre un immigrato, comunque sempre un non connazionale, perché lo stupratore è uno che appunto non riesce a contenere la sua energia animale e deve in qualche modo come dire, sprigionarla contro le sue vittime, no? Questa immagine dello straniero come appunto esso stesso come dire, prigioniero della sua condizione animalesca. La nostra cultura è impregnata di questi pregiudizi. Ora, tutti i movimenti di liberazione umana si rendono conto di questo, ma non fanno mai il passo successivo di dire sì, ma perché è possibile identificare la vittima umana con una condizione di animalità? Ma perché abbiamo ridotto l'animale appunto a vittima dell'intero sistema sociale in cui noi viviamo? Quindi un primo passo per comprendere il nesso tra liberazione umana e liberazione animale è appunto vedere come la riduzione dell'uomo alla sua condizione, alla condizione di animalità intesa come condizione di inferiorità, spoggia su una riduzione dell'animale prioritaria appunto a oggetto del nostro dominio. E poi ci sono degli argomenti banalmente pragmatici, cioè un movimento che si ispira alla non violenza come movimento di liberazione animale e che quindi chiede alla società umana di mollare la presa sulla vita animale e quindi in qualche modo restituire libertà
dignità, possibilità di svilupparsi nel pieno delle proprie potenzialità alla vita animale, fa questo senza prima pretendere che la società umana stessa faccia questo passo nei confronti degli umani. Ma com'è possibile immaginare una cosa del genere, no? Cioè, com'è possibile pensare che noi siamo in grado di liberare gli animali se non siamo in grado di liberare noi stessi? Cioè, è proprio un paradosso. Quindi, come dire, nel senso che si può argomentare dicendo, beh, ma gli esseri umani si ammazzino a vicenda, ma lasciano liberi gli animali. Ma che argomento è? Cioè, se noi pretendiamo che gli esseri umani sono in grado di compiere un atto morale che non va a loro vantaggio immediato, perché non c'è un immediato vantaggio nel liberare gli animali, no? Cioè, o meglio, nella prospettiva che io difendo, sì. Cioè, come dire, la liberazione umana e la liberazione animale sono parte dello stesso movimento, quindi è chiaro che per me non è un fatto, come dire, è un fatto altruistico, ma è anche un fatto, come dire, egoistico, se vuoi. Cioè, le due cose vanno insieme. È un superamento dell'alternativa tra egoismo e altruismo, perché superando la barriera tra noi e loro, è chiaro che non è più qualcosa che si fa semplicemente per un altro, anzi è una ridefinizione anche dell'animalità umana, in un certo senso, la liberazione animale. Quindi è chiaro che nella prima prospettiva queste due cose vanno insieme, ma per coloro che non pensano così, per gli animalisti, diciamo, nella accezione più generica del termine, è chiaro che è un paradosso pretendere che l'uomo possa liberare l'animale se non libera se stesso. Certo. Senti, veniamo a un altro punto, anzi, veniamo alle note dolenti. Diciamo, sempre nel tuo intervento hai giustamente sottolineato, e io sono molto d'accordo con te, il fatto che il pensiero antispecista sia ormai un pensiero forte, maturo, con basi filosofiche molto solide, molto ben fondate, anche con basi scientifiche. E infatti, diciamo, pur nella diversità delle varie posizioni, delle varie correnti, io credo che tutte le pseudo argomentazioni che venivano avanzate e vengono avanzate, diciamo, in difesa del nostro sfruttamento degli altri animali siano state perfettamente smontate e si siano rivelate per quelle che sono, come tu dicevi giustamente, delle giustificazioni, cioè tentativi di cercare di rendere giusto ciò che giusto non è. Allora, qual è la nota dolente? Il fatto che, nonostante questa forza sul piano teorico, sul piano della prassi, il movimento animalista invece è assolutamente emarginato. Secondo te qual è il problema e che cosa si può fare nel concreto per incidere di più sulla realtà? Beh, io non voglio... Domandina facile. Sì, la domanda è difficile, e quindi anche qui risponderò in maniera assolutamente inadeguata, lo dico subito, quindi no, e non voglio neanche parlare pro domo mea, però diciamo il discorso che cerco di elaborare appunto su questa questo, come dire, parallelismo tra la liberazione umana e la liberazione animale va proprio in direzione di cogliere gli aspetti problematici del movimento animalista, cioè le sue, come dire, i suoi difetti teorici e pratici, e come dire, ispirare una riflessione che possa portare a un cambiamento. Io non ho delle ricette, non ho delle risposte, semplicemente però identifico quelli che mi sembrano dei vicoli ciechi del movimento animalista. Allora, un primo vicolo cieco è appunto quello che anche tu accennavi prima. È chiaro che quando si taccia il movimento animalista di misantropia, lo si fa spesso da un punto di vista puramente strumentale, cioè non si vogliono cogliere gli argomenti seri, ponderati, che sono stati appunto elaborati negli ultimi, almeno negli ultimi 30 anni, e si cerca di dare una risposta a partire da quella che è la percezione dell'attivista animalista medio, che, ecco, possiamo anche dire che non è del tutto sbagliata, cioè nel senso, e c'è un problema di incapacità del movimento animalista di cogliere con la necessaria articolazione i problemi da affrontare. Allora, ad esempio, quando non si fa un'analisi sociologica, storica, politica adeguata del problema della sofferenza animale, dello sfruttamento animale, e si riduce lo sfruttamento animale ad egoismo del genere umano in quanto tale, e quindi inevitabilmente si dice gli uomini sono cattivi perché ammazzano gli animali per divertimento o perché li mangiano, no? Semplicemente, è chiaro che questo giudizio è del tutto inadeguato a cogliere le vere dinamiche
appunto sociali che producono lo sfruttamento animale, e quindi è inadeguato anche a proporne un cambiamento, un superamento. Il primo problema è capire che gli individui sono comunque parti della società, sono membri di una società, e le relazioni tra gli individui e tra gli esseri umani e la natura sono relazioni mediate socialmente. Quindi lo sfruttamento dell'animale non è il prodotto semplicemente della volontà di un singolo individuo, ma è il prodotto di relazioni sociali che hanno la loro complessità, appunto, storica e politica, che va indagata. Quindi non è possibile ridurre la violenza sugli animali alla semplice e generica caratteristica egoistica del genere umano, anche perché appunto questo sfruttamento non va a vantaggio di tutti gli esseri umani in quanto tali, e perché questo sfruttamento non è mai andato a vantaggio di tutto il genere umano, e perché le società umane sono fatte anche di vittime umane del potere umano. Quindi questa misantropia dell'animalista la si misura nel fatto che non è in grado di cogliere anche l'essere umano come vittima di questo sistema. E in qualche modo, per tornare appunto al discorso che si faceva prima, non si può denunciare lo specismo, cioè il pregiudizio nei confronti degli animali, lo sfruttamento nei confronti degli animali, senza contemporaneamente anche denunciare il pregiudizio, lo sfruttamento che viene fatto nei confronti degli umani, perché come dell'uno si fonda sull'altro da un punto di vista logico, oltre che pragmatico. E quindi la prima necessità che il movimento animalista ha è quello di allargare il suo orizzonte, di cogliere il problema della violenza sugli animali come un problema sociale, un problema politico, perché altrimenti anche le soluzioni che noi daremo saranno soluzioni inadeguate. Che cosa si fa? Si cerca di convincere uno per uno gli esseri umani a cambiare atteggiamento nei confronti degli animali. No, ecco, diventa vegetariano così e il tuo comportamento provocherà la morte di meno animali. Sì, e questo che cosa cambia nell'insieme appunto dei rapporti sociali che determinano quello sfruttamento? Cioè, noi vogliamo dire che rispetto al Medioevo, in cui la macellazione degli animali era, non so quanto, l'1% di quanti animali si macellano oggi, ecco, vogliamo dire che siamo diventati 99% più egoisti? Cioè, questo che ha prodotto il fatto che oggi si massacrano miliardi di animali all'anno invece che, non so, 1 milione, 2 milioni? È evidente che non è così. Cioè, se noi pensiamo che il carattere esponenziale della violenza che l'uomo esercita sugli animali è dovuto a una crescita dell'egoismo individuale, non abbiamo capito niente della società, del mondo in cui viviamo. No? Ecco, questo per dire proprio banalmente, insomma, la prima cosa che mi viene in mente, questo è veramente un problema. Come si può uscire da questo? Facendo un'analisi di questo tipo e quindi cercando inevitabilmente delle correlazioni tra il movimento di liberazione animale e i movimenti di liberazione umana, perché come dire, se le due cose, come ipotizzo, stanno insieme, è inevitabile che una soluzione vada trovata appunto cercando delle sinergie con gli altri movimenti e non escludendosi, ghettizzandosi anche appunto con una presunzione di superiorità morale, no? Perché poi anche questo è il problema anche del movimento animalista, no? Una certa presunzione per cui non ci si mischia con coloro che, pur avendo delle istanze giuste di liberazione, però comunque ancora sfruttano gli animali, senza capire che appunto, ripeto per l'ennesima volta sperando che sia chiaro, che la violenza che noi esercitiamo sugli animali è una violenza massiva, globale, sociale, in cui l'individuo ha chiaramente le sue responsabilità, ha chiaramente un suo raggio d'azione, ma è che è sempre limitato, e che soltanto creando delle sinergie positive e quindi creando un movimento che sia veramente di massa e che quindi impatti sulla società in quanto movimento che ha un fine sociale, di trasformazione sociale, noi possiamo superare la condizione attuale. Certo. Purtroppo mi dicono che abbiamo raggiunto i limiti di tempo, peccato perché avrei continuato volentieri. Senti Marco, ti ringrazio tantissimo e alla prossima, sperando insomma di poter organizzare magari una seconda puntata in futuro. Grazie mille, a presto. Spazio con ciao. Ciao.